Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Qui ci troviamo in un nuovo video curiosità su un personaggio della Marvel. Più precisamente ci troviamo nel video su Capitan Marvel. Per chi ha visto il mio scorso video sulle curiosità dei personaggi di Infinity War, saprà che ci sono vari Capitan Marvel nella storia della Marvel. Però in questo video parlerò della versione che sarà presente nel film. Più precisamente farò le curiosità su Carol Danvers, l'ex Miss Marvel. Però ragazzi, se volete sapere qualche curiosità anche sugli altri Capitan Marvel, scrivetemelo qui sotto e ci farò un video. Detto questo ragazzi, a voi il video. Le curiosità su Capitan Marvel. La prima apparizione di Carol avvenne nel 1968 nel fumetto Marvel Super Heroes 13. Il personaggio di Miss Marvel fu creato per avere una serie propria di fumetti. E il nome Miss Marvel le è stato dato per dar spessore al movimento femminista del 1976, sulla parità della retribuzione lavorativa. Il nome Capitan Marvel ha diverse controversie su di lui. Infatti, inizialmente, il primo Capitan Marvel è stato pubblicato dalla casa editrice Fawcett Comics. Ragazzi, spero che si dica così, se non è così scrivetemelo qui sotto come sempre. Però più avanti questo personaggio venne comprato dalla DC Comics, che gli cambiò il nome. E questo supereroe lo vedremo quest'anno al cinema con il nome di Shazam. Quindi la Marvel, per possedere i diritti del nome, creerà proprio Capitan Marvel e pubblicherà delle miniserie ogni 2 anni. Carol Danvers, nella sua mia apparizione, non possedeva nessun potere, ma era un semplice ufficiale dell'aeronautica militare statunitense. E in più era il capo della sicurezza di una base militare ristretta. E proprio in questa base conobbe il primo e unico Capitan Marvel. Ma come ottenne i poteri? Va bene, così per dare un po' di... Come ottenne, capito? Esatto. I poteri di Carol derivano dall'esplosione di un macchinario di nome Psycho Magnetron. Qui, in questa esplosione, verrà salvata proprio dal nostro caro Capitan Marvel, che esposto a questa esplosione, quindi a questi magnetroni, fonderà il suo DNA con quello di Carol. E da qui nacque Miss Marvel. Nel film, come è stato detto dai registi, le sue origini verranno cambiate. Per quale motivo? Per non far assomigliare il personaggio di Capitan Marvel al personaggio di Hal Jordan, la prima Lanterna Verde. Infatti, i due erano entrambi ufficiali dell'aeronautica, ed entrambi hanno preso i loro poteri da un alieno. Questa scelta è stata presa non per buttar giù le origini di Capitan Marvel, ma per allontanare Capitan Marvel dal film di Green Lantern, il grandissimo flop, secondo tanti, non secondo me, di Ryan Reynolds. Il personaggio di Miss Marvel è entrato in tantissimi gruppi supereroistici. Per citarne alcuni, troviamo i Guardiani della Galassia, i Nuovi Vendicatori, i Potenti Vendicatori, i Vendicatori, i Difensori, gli X-Men, un gruppo di pirati spaziali di nome Starjammers e le Winx. Oh no. Allora, questo personaggio secondo me è entrato in tantissimi gruppi. Infatti io mi immagino la sua vita in questo modo. Come molti sapranno, il personaggio di Capitan Marvel non è apparso nel film Civil War, perché sicuramente non è stata invitata nel gruppo WhatsApp. Invece nei fumetti ha partecipato alla Civil War ed era schierata dalla parte di Tony Stark, quindi a favore della registrazione dei supereroi. Mentre nella... Mentre nella seconda Civil War, Carol è dalla parte opposta della registrazione, quindi contro Tony Stark. Per quale motivo? Perché Carol pensa che i suoi poteri devono essere usati per contrastare qualsiasi minaccia. Carol nella sua vita ha fatto degli incontri veramente strani, ma il più strano secondo me è l'incontro con Marcus. Ma chi è quest'uomo? È Marcus. No, spoiler. Carol nel fumetto Avenger numero 200 del 1980 verrà rapita da Marcus e portata in una dimensione alternativa dove le verrà fatto il lavaggio del cervello e in più verrà anche ingravidata. Più avanti, tornata sulla Terra, darà alla luce suo figlio che crescerà rapidamente diventando lo stesso Marcus. Quindi il padre e il figlio. Figlio, padre, Spirito Santo. No, non era così. Marcus fece questo per rinascere nella dimensione tradizionale della Marvel e quindi diventare una persona tangibile. Però, come potete dedurre, questa storia è stata giudicata e catalogata di cattivo gusto e inappropriata, perché effettivamente si tratta di stupro. Carol è l'unico personaggio non imparentato con l'originale Capitan Marvel. Però perché ha preso il suo nome? Carol prese il suo nome per rendere omaggio all'uomo che la salvò tanto tempo fa. Ragazzi, so che il video è molto breve, però ho voluto dirvi solo delle semplici curiosità.
Come già detto, se volete scoprire le altre versioni di Capitan Marvel, potete scrivermelo qui sotto nei commenti. Detto questo ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un bel like, condividere e iscrivervi al canale. Qui sotto, come in ogni video, trovate i commenti dove potete scrivermi dei personaggi che vi interesserebbe conoscere e in più cosa ne pensate di questo video. E in più ragazzi, visto che qui sotto nei video ogni volta mi consigliate sempre dei nuovi personaggi, ho deciso di creare un hashtag, perché così mi verrà più semplice ricercare questi commenti. Quindi se vuoi consigliarmi qualcosa, qui sotto scrivi hashtag curiosità e più il nome del personaggio che mi consigli, perché così, come già detto, mi verrà più semplice. Detto questo ragazzi, grazie ancora per la visione, come già detto spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo qui, sempre in questo canale fatto di tesori. Ciao ragazzi, alla prossima!